Collegato con noi al telefono Stefano Vignaroli, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della bicamerale d'inchiesta per il ciclo illecito dei rifiuti, votato personaggio ambiente 2014 da una giuria di giornalisti di testate specializzate. Benvenuto, siamo noi, Vignaroli. Salve, buonasera a tutti. Nel corso di questa trasmissione, Vignaroli, abbiamo parlato di strategie volte a spingere i cittadini a considerare i rifiuti riciclabili una possibilità. Va forse in questa direzione, vanno in questa direzione gli emendamenti da lei proposti, approvati, inseriti nel collegato ambiente all'ultima legge di stabilità, con i quali si reintroduce in via sperimentale in Italia quello che un tempo si chiamava vuoto a rendere. Come funzionerà? Innanzitutto purtroppo non posso dirlo come funzionerà, perché diciamo che c'è una delega al governo, che noi abbiamo, nell'emendamento è stato molto generico, è stato rivisto più volte e all'inizio era previsto soltanto il vetro, però non ritenevo giusto concentrarsi sul vetro, che è poi tra l'altro una delle materie prime facilmente riciclabili, ma in particolare non si potevano fare discriminazioni e bisogna puntare secondo me al riutilizzo o al riciclo comunque della plastica, secondo anche le direttive europee, sperando che entrino in funzione la nuova proposta di legge sull'economia circolare. Bisognerà puntare non tanto alla raccolta differenziata, che di per sé non è un parametro poi qualitativo, ma bisognerà puntare a recupero effettivo di materia, e su questo noi siamo molto indietro. Quindi il vuoto a rendere, sia se fatto in maniera di semplice cauzione e quindi in funzione del riciclo, ma sia se fatto come prevenzione del rifiuto, quindi come riutilizzo, e lì però bisognerà riprogettare anche gli imballaggi, in qualche modo facilita la diminuzione di produzione di rifiuti, che io credo che sia il nodo fondamentale. Facciamo troppi rifiuti inutili. Lei diceva dunque non soltanto vetro ma anche plastica, questo è l'obiettivo, no? Ma nella sua idea, lei ci ha detto appunto che non ci può dire ancora come funzionerà, perché è una delega al governo, però ci può dire nella sua idea come dovrebbe funzionare? Ma si potrebbero ipotizzare più cose, nel senso, innanzitutto privilegiare gli imballaggi, il servire i prodotti e le bevande con non con imballaggi monouso, ma privilegiare per esempio la spina, insomma ridurre la produzione di rifiuti, e quindi in questo caso per favorire questo processo secondo me bisognerà introdurre degli sgravi fiscali o sulla tariffa dei rifiuti, insomma come leva economica l'incentivare i comportamenti virtuosi, oppure come semplice vuoto a rendere, in modo tale che alcuni rifiuti monodose, faccio l'esempio della bottiglietta di plastica, in modo tale che il cittadino è invogliato a riportarla indietro, perché spesso invece viene buttata nell'indifferenziato, viene gettata via, insomma famosa l'isola completamente piena di plastica in mezzo, certo, al mare, per fare un esempio. Però bisognerà anche verificare che chi è deputato per farlo, cioè il CONAI, poi effettivamente questa plastica che viene avviata al riciclo sia effettivamente riciclata e non incenerita come il CONAI a volte fa.